nostro Signore Gesù, proteggi il nostro Papa e il nostro Vescovo, benedici tutti il clero, in modo particolare i sacerdoti, che ti fanno conoscere a me. Ricordati di tutti i sacerdoti devoluti che ci hanno trasmesso la vita del Papa, prega per noi. Padre di misericordia, di speranza nostra santa, vogliamo che tu viva, adesso che abbiamo Thank you.
Verso le sue attività.
senza cercare il tuo interesse ma quello di molti, perché giunga la salvezza, diventate il mio aiuto come tu lo sono di Cristo. Parola di Dio. Thank you.
scrivere una funzione con immagini, magari riconoscere il volto di qualche persona, perché proprio oggi molti parrocchi della diocesi sono là, per esempio. E vogliamo oggi in questa giornata ricordare tutti gli ammalati, proprio perché ci sono legati in più degli ammalati, proprio perché oggi si celebra anche la giornata mondiale. Allora in questa celebrazione eucaristica vogliamo ricordare tutte le persone malate della nostra parrocchia, a tutte quelle persone che vivono un momento difficile, però che provano malati. Ecco, vogliamo tutte affidare a Maria, la sua persona malata. Ma con queste prime luci ci vediamo anche la messa domenica. E proprio questo Vangelo che abbiamo ascoltato si attinge benissimo. Noi teniamo sullo sfondo questo parallelo Vangelo, pensiamo alle persone che in questo un secolo e mezzo non si sono recate al mondo, anche lì avvengono miracoli, quali sono. Tante volte non sono miracoli fisici, ma miracoli dell'acqua, quali sono gli spiriti. Io abbiamo sentito questa pagina di Vangelo dove questo leproso chiede a Gesù di guarire. E Gesù, come massimo, tese la mano, poi disse la morte si purificava. E la lepra, l'acqua, la persona, scompa. E nonostante questo fatto, Gesù dice non dirò nessuno, ma la gioia di quella persona porta a dire tutti che Gesù aveva guarito. Forse noi capiamo cosa si trovava da chi aveva la lingua. Infatti se avete ascoltato la lettura fatta dal libro di Levitico, chi era malato di lepra, aveva fatto la pelle, era come un uomo, non aveva più nessuna vita sociale, veniva messo ai porti della società. Addirittura quando arrivava a gridare sono un uomo, sono un croce. Gesù non ha paura di toccare. Nella parola di una persona che era morto vivente. Gesù gli dà la risurrezione, gli cambia la vita, lo riporta a uno stato di vita normale, come tutti. E allora se vediamo, per esempio, questo passaggio del Vangelo, tutte le persone si sono recate a loro, si vedono i santuari mariani, hanno questo desiderio di essere guariti. Lepra o di malattia particolare, ma di essere guariti dalla situazione che vive. E molto spesso, se uno non viene guarito dalla malattia fisica, sempre c'è una guarigione spirituale. Quanta gente arriva a lui e poi all'improvviso si sente guarita da lì. E torna con una gioia immensa, qualcosa di grave da smettere di altri. E magari se una persona era lontana dalla chiesa, si avvicina, inizia a scoprire la bellezza della chiesa, del Vangelo, la bellezza di essere veramente stati toccati dalla grazia del Signore. E la sua vita viene vissuta nella preghiera, nella carità e nella compassione del cuore. Che cosa dire? Spero che tutti voi abbiate avuto la fortuna, non la vostra parola, però un po', di andare a dormire una volta alla vostra vita. Spero che tutti siano andati. Ma che non c'è un
Thank you.
Thank you.
perfetti nella fede e nel lavoro, in comunione con il nostro Papa, Benedetto XVI, e il nostro Arcivescovo Vincenzo. Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli. Infondi noi la luce della tua parola per confortare gli affaticati e gli oppressi. Infatti ci impegniamo nel tempo al servizio dei poveri e dei sofferenti. La tua Chiesa sia di testimonianza viva, di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si amano, la speranza di un mondo nuovo. Ricordati anche i nostri fratelli e sorelle che sono morti nella pace della tua origine, in modo particolare dei defunti della famiglia riscalzata, e di tutti i defunti dei quali non solo hai conosciuto la fede, ma hai potuto vedere la luce del tuo mondo, la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche noi a perdere il presto per il grande del regno, di giungere alla gloria eterna, dove tu ci attendi. Comunione con la Beata Vergine Maria, gli Apostoli, i Marti, tutti i Santi, grazie a Dio della nostra lode, di Cristo tuo Figlio, di nostro Signore. Thank you.
nostro Signore. Ringraziamo tutti quelli di loro che hanno preparato questa celebrazione, dai campi, la Lucia, anche per quanto riguarda le altre cose della Chiesa. Voglio ringraziare loro perché ci hanno fatto vivere questa oretta, prima di partire con questi canti che abbiamo ascoltato, sono stati eseguiti, sono stati anche momenti di formazione spirituale. Diceva Sant'Agostino, chi canta prega per noi. In un certo senso ho vissuto quest'ora d'ora. E in quest'ora sono stati abbracciati proprio da Marino, attraverso questa liturgia, questa celebrazione eucaristica che abbiamo celebrato sul cuore e sul cuore. E adesso vi do la benedizione del suo verbo. Il Signore sia con voi, Dio misericordioso, che per mezzo del suo figlio nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre dall'intercessione di Maria Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa della memoria di Dio, conceda al Signore la sua benedizione.